Tunei era un meccanico di biciclette, anzi, il meccanico. È lui che mi ha insegnato ad amare la bicicletta. Lui mi diceva, sai, la gente la usa per andare a lavorare, per andare amorosa, per fare di tutto. Ma è di più, sai, è una chiave per aprire le cose, perché va piano. Si potrebbe fare un ritratto dell'Emilia Romagna parlando solo delle biciclette. Ce ne sono in tutto il mondo, ma qui, nella Bassa Padana, sembra la loro sede naturale, dove arrivano all'improvviso spiccando dagli argini contro il cielo. Mio padre morì più di debiti che di cirrosi. Prima del fascismo difendeva i ricchi, faceva parte dei moderati, i Malvon. Stava dalla parte dei ricchi che gli dicevano a bottega, marche, anziché pagare. Lui segnava tutti in un librone e questi pagavano mesi dopo, anni dopo. Nessuno intendeva sollecitarli essendo ricchi. Potazzi, d'ora in poi vi offrirò un caffè tutti i giorni in piazza. Bottazzi se lo guardò stralunato, ma egli si affrettò. Vi dirò, Bottazzi, volete un caffè? E voi mi dovrete rispondere, no, no signore, grazie. Oh, se insistessi ripetete no, no signore. La gente apprezzava la liberalità dell'uno e la discrezione dell'altro. Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà, o forse meglio, di una liberazione. Perché la bicicletta siamo ancora noi, che vinciamo lo spazio e il tempo. Per noi non è importante arrivare, per noi è importante viaggiare. Quando si fanno delle scoperte importanti, non so, tipo nel 69, il primo uomo sulla Luna, ma perché non ci mandano un poeta? Bisognerebbe mandare uno scienziato e un poeta. Uno che dia nozioni, l'altro invece che regali emozioni. Non se li mandano mai i poeti. Ma soprattutto sei attratto. Ma perché? Ma come? Dalla lucente epifanica esplosione delle grandi salumerie, dove giganteggiano le rose mortadelle biancheggianti di cicce, le pile di grassuoli, i montanari e non, i prosciutti, i punti esclamativi dei salami, l'obesa protervia degli stamponi di fianco alla succulenta umiltà dei cotechini e all'ipocrisia chiostrale dei cappelli da prete. Tonino non si era mai sposato. Diceva che se era destino, poi aveva 60 anni. Un giorno uno gli fa, ma tu ne hai? Ma com'è che non ti sei ancora sposato? E lui, vedi, le donne sono un po' come le siepi. Una volta fatto il buco, poi ci passano tutti. Fin da cinno, la Via Emilia per me ha sempre rappresentato qualcosa di invalicabile, un'autostrada, oppure uno spartiacque. Dove abiti, di qua o di là dalla Via Emilia? Ma la Via Emilia è quel tratto lì, più o meno dal forno di Pavarotti al ponte della Pradella. Non hai idea che attraversi tutta una regione da est a ovest.